Sono riprese questa mattina, dopo 4 mesi di chiusura, le visite dei parenti agli anziani ospiti del Più Albergo Trivulzio. Il piano sperimentale, elaborato in accordo con il Comitato dei Parenti ed inviato per l'approvazione alle autorità sanitarie territoriali, prevede una visita ogni 15 giorni per ogni ospite, iniziando dai più anziani e da quelli che più hanno bisogno di un contatto con i familiari. Le visite saranno all'incirca di un'ora ogni 15 giorni con un distanziamento di 2 metri negli spazi aperti. Si verificherà via via questa modalità in modo da garantire 10 visite al giorno. In questa prima giornata di riapertura solo 4 ospiti, 2 questa mattina e 2 nel pomeriggio, hanno potuto incontrare i parenti. Io non ho la possibilità di vedere mia mamma dal 6 marzo, quindi la vedo saltuariamente attraverso le videochiamate, che però, essendo mia mamma una persona che ha delle difficoltà di comprensione, non ci sente tanto bene, non ci vede molto bene, è chiaro che la videochiamata è semplicemente un modo per farle sapere che non l'abbiamo abbandonata. Speriamo che questa decisione del PAT possa fare da apripista anche per un'effettiva riapertura di tutte le altre RSA. Il Pio Albergo Trivulzio ospita in questi giorni 800 pazienti, 50 dei quali sono positivi al coronavirus, ma in via di guarigione. Ma credo che questa apertura, seppur con un'attenzione, una prudenza, sia un elemento che fa vedere anche come la situazione complessiva a livello italiano e a livello lombardo stia migliorando.